Ci siamo, ben trovati, buonasera dal Pala Botteghelle. Pala, benvenuti, dedicato a Gianfranco, benvenuti. Reggio Calabria, trasmettiamo la diretta. Campionato di C-Gold, Vis Reggio Calabria, Canotta Bianca contro Nuova Pallacanestro Messina, i giallorossi di Beto Manzo. Sarà una partita sicuramente entusiasmante, arbitrata da due fischietti collaudatissimi, Giorgio Loccisano da Locri e Denis Paludi da Rossano. Entrambi del raggruppamento di Rende, l'allenatore della Vis ovviamente coach Leo Ortensi. In quintetto c'è Yusuf Hamza che va ad abbracciare Beto Manzo, e due hanno militato insieme negli Orzacchiotti di Barcellona Pozzo di Gotto. In quintetto per il Bianco Amaranto c'è il playmaker Gaetano Romeo, gli esterni Latella, Luzza e Ariel Svoboda, ovviamente sotto canestro Yusuf Hamza. Risponde il quintetto giallorosso di Beto Manzo, allenatore argentino, che tanti ricorderanno in chiave di regia per tanti e tanti anni. Va a dare il 5 a tutti gli atleti avversari. Beto, c'è Nicolini, c'è Perrier, parte dalla panchina il nuovo innesto Charlie Niang, giocatore molto molto interessante. Completano il quintetto Fernandez, numero 5 Fernandez, il numero 0 Angelo Salvatico, l'unico confermato della passata stagione, ricordando che questa società ha vinto il campionato di Serie C Silver l'anno scorso, ne parleremo durante questa diretta. E poi completa il quintetto il numero 3 Christopher Vasilievskis, classe 2002. Leggerò le formazioni durante questo match, anche perché siamo prontissimi per la palla 2 dall'Africa. È un duello bellissimo al salto, Yusuf contro Perrier. Passerà tanto di questa sfida proprio da questo duello sotto le plance. Si fanno sentire le ragazzine della ginnastica artistica, c'è una bella cornice pubblica al Pala Botteghelle, che per la prima volta in questa stagione da tanti tanti anni sfodera una bella luce al LED. Il primo pallone per la Nuova Pallacanestro Messina, Fernandez per Perrier, consegnato per Salvatico, bello il gioco a due. I primi due punti non arrivano perché c'è l'errore di Perrier, arriva l'urlo forza Vis, e si riparte con Svoboda che parte da playmaker, c'è un tocco col piede, si ferma il cronometro 0-0 al Botteghelle di Reggio Calabria, sabato pomeriggio di pallacanestro. Salvatico marca Ariel Svoboda, palla in post per Domenico Latella, uno degli attivi protagonisti della sfida vinta in trasferta contro Messina, tantissime finte per lui, va su, sbaglia, a rimbalzo c'è Nicolini, contrattacco, passaggio inconcludente, palla in out, chiede scusa l'atleta Fernandez del quintetto giallorosso. Si ripartirà con la rimessa per la formazione Bianco Amaranto. Romeo alla battuta, c'è il soprannumero per Messina, riesce la battuta con passaggio verso Luzza che riconsegna al playmaker Gaetano Romeo. Romeo contro Fernandez Barroja, lo supera, va fino in fondo, scarico per Yusuf, fallo da terra praticamente di Perrier, resta al tappeto, gergo pugilistico, Yusuf Hamza, non dovrebbe essere nulla di grave. Si rialza il totem di casa Bianco Amaranto. Primo passaggio sbagliato da parte di un giocatore molto molto interessante, il classe 2002 Fernandez Barroja Francisco, si racconta sia il cugino di Cristiano Ronaldo, ma questa è un'altra storia. Si ripartirà con due tiri liberi, se non vado errato, per Yusuf, non ne sono così sicuro, non è neanche sicuro come me Beto Manzo, anche perché fondamentalmente Perrier ha steso da terra Yusuf, che non stava tirando, comunque vuole lunette, il numero 20 di casa Bianco Amaranto. Il tiro è lungo, secondo ferro, secondo tentativo per Yusuf, realizza primo punto per la Vis 1-0, 9-14 da giocare, attacca Vasilievskis per Perrier, non c'è il backdoor, adesso sì, prova ad andare dentro con la finta, nuova palla adesso Messina, buona difesa di Yusuf che va a muro con questo attacco velocissimo di Bianco Amaranto. Domenico Latella, passaggio in verticale un po' troppo prevedibile, la recupera Fernandez Barroja, il portoghese,
prova a superarli tutti, passaggio bello in diagonale per il tiro, è ancora un errore per gli ospiti, la recupera ancora una volta la compagine di Leo Ortensi che spinge il contropiede, Mimmo Latella, finta doppia vinta, scarico per Yusuf che va dentro, un po' scordinato il movimento, ancora un errore, può ripartire velocissima la nuova pallacanestro Messina, c'è il fallo di Gaetano Romeo, non c'è il gioco da tre punti in questa occasione. L'arbitro dice non è gioco da tre punti anche perché sarebbero stati passi, dunque dovrebbe essere esclusivamente rimessa per nuova pallacanestro Messina con Barroja alla battuta. In platea c'è anche lo storico presidente federale del comitato regionale FIP Calabria, Sandro Labozzetta, ormai ex presidente federale ovviamente da un bel po' di anni, complice Paolo Surace, nuovo presidente del comitato regionale, che anche lui ha voluto fortemente questo girone di C-Gold in compagnia del comitato siciliano. Bello il passaggio, bello il canestro, vola in vantaggio, nuova pallacanestro Messina, ci pensa Perrier dall'Africa, 1-2, 8-13 da giocare. Gaetano Romeo prova a battere l'avversario tutto solo e il controsorpasso realizza Gaetano Romeo, dall'altra parte c'è salvatico per Ferrier, Barroja, passaggio elegante per Vasilievis, ora per Nicolini, prova lo step back sul ferro, la recupera Svoboda, ora per Gaetano Romeo, riparte Vissereggio Calabria, passaggio in verticale per Luzza, c'è un fischio, un contatto, 7.37 da giocare, si ripartirà con la rimessa in zona offensiva per il quintetto del direttore generale Luigi Di Bernardo. Alla rimessa Ariel Svoboda, adesso Romeo ancora come prima, scarico intelligente per Yusuf che va a subire il fallo di Perrier, 7.33 sul cronometro, pronto il primo cambio, doppio cambio per Beto Manzo, mentre il numero 13 Pier Leoni e il numero 17 Maddaloni rotto giovanile della Reggiana di Reggio Emilia, tant'è che a palazzetto c'è anche Alberto Besozzi della pallacanestro viola. Bella la cornice di pubblico, ci sono tantissimi appassionati, vedo parte la dirigenza di R, vedo tanti giocatori della pallacanestro viola, vedo Franco Gaetano, ci sono anche qualche ex della Vis come ad esempio Fabrizio Scaffidi, realizza il primo nel frattempo Yusuf Hamza, 4-2, 7-33 a giocare, ancora Yusuf, vai al secondo, fa 1-2 come prima, la recupera la formazione giallorossa e derby dello stretto al pala benvenuti Maddaloni, finta di consegnato, non riesce anche perché Gaetano Romeo tallona salvatico, salvatico la tripla del numero 0, saranno tre tiri anche perché c'è il fallo di Gaetano Romeo, corre a riparare Coccio Ortensi che manda sul cubo dei cambi il giovanissimo, classe 2003, numero 6 Giovanni Galimi, atleta nato e cresciuto in casa Vissereggio Calabria, per la vista in panchina ci sono Mimmo Cardone, Francesco Lobasso, James Warwick, Fabio Fazzali, Sebi Morabito e Matteo Larizza. Il lunetto invece per nuova pallacanestro Messina è pronto, salvatico, segna il primo, 4-3 in questo primo quarto, secondo tentativo per salvatico, realizza e pareggio a Reggio Calabria, c'è il terzo tentativo, può volare in vantaggio il capitano Angelo Salvati con la sua nuova pallacanestro Messina, ci riesce, 3-3 per Salvatico, si può ripartire difesa press per Beto Manzo, 4-5, un punto da recuperare per chi attacca, il bianco amaranto del presidente Giovanni Barilaiu su Famza, Galimi non riesce a smarcarsi, passa la palla a Lussa, gioco a 3 per Galimi, palla in out, arrivano gli applausi da parte della panchina giallorossa. In panchina, come detto, c'è Charlie Niang, c'è Andrea Lo Iacono,
poi penso siano entrati addirittura, e poi c'è Giorgio Guadalupe, un giovane interessantissimo, figlio d'arte. Attacca la formazione giallorossa, Salvatico mette a sedere Regalini, giocata da playground, fine in fondo, stoppatone, cattivo, cattivo veramente Yusuf Hamza. Dice no, palla in out, giocata psicologicamente motivante per il bianco amaranto, 4-5, rimessa per i giallorossi, Salvatico, passaggio sull'esterno per Pierleoni contro Luzza, ora ancora per Angelo Salvatico, cerca lo step back ma cade per terra, scadono i 24, se ne accorge l'arbitro, Yusuf aveva preso anche questa, 6:33 da giocare, si ripartirà con la rimessa per il bianco amaranto con Ariel Svobo dalla battuta, un punto da recuperare come detto per il quintetto bianco amaranto, e si riparte Ariel Svoboda. Passa la palla alla Tella, ora per Luzza, prova il tiro, non si sblocca il numero 23 Angelo Luzza, errore al tiro, la recupera, nuova palla canestro Messina, il lituano Vasilievis, passa la palla a Salvatico sull'esterno per Pierleoni che si alza, tira, spara, non va, combatte al rimbalzo molto bene Maddaloni, tira, sbaglia, intimidito a Yusuf, si immola la terra Galini, provano a strappargliela, palla contesa, la palla è alla difesa dei Bianco Maranto della Vissereggio Calabria. Saluti gli sportivi in collegamento in questo sabato pomeriggio di pallacanestro dal Pala Benvenuti di Reggio Calabria, si riparte con Ariel Svoboda da playmaker. Saluto soprattutto il mio amico Borzac, non intravedo la sua barba ma va bene così. Luzza per Svoboda, bello l'alto basso, Yusuf sbaglia clamorosamente, la palla va da una parte all'altra del ferro e dall'altra parte c'è una palla adesso Messina con Salvatico, tiro difficilissimo, lo realizza, primo quarto tonico e cattivo per i ragazzi di Bedomaggio, 4-7, ne vedremo delle belle questa sera. Attacca ancora Angelo Luzza che vuole sbloccarsi, attenzione al doppio cambio per Bedomaggio, non riesce l'alto basso, la recupera ancora la formazione giallorossa, Pierleoni, carico per Salvatico che è scatenato, ancora per Maddaloni dalla media, non va, la recupera Yusuf con rimbalzo difensivo, apertura per Domenico Latella, Latella palla in post per Adria Svoboda come se fosse un lungo, se lo gioca tutto probabilmente, prova il tiro cambiando mano, lo sbaglia Yusuf a rimbalzo, va su Yusuf, segna e subisce il fallo, il lungo di Casavis, 6 Reggio Calabria, 7 Messina, derby dello stretto, è pronto un doppio cambio, esordio in questa sfida per Charlie Niang e Guadalupe. Attenzione alle performance offensive e difensive di Charlie Niang, giocatore che ha tantissime esperienze nonostante una carta d'identità giovanissima, ce lo ricordiamo a Casale Monferrato, a Salerno con Antonio Paternoster, all'HSC Roma dove giocava in compagnia di Vlade Dimitrovic, di Stefan Spasojevic, tutti i nomi che conoscete molto bene e che fanno parte del basket di Calabria, insomma si vanno a coprire in panchina Nicolini e Vasilievis. Esordio in questa sfida anche per il giovane Guadalupe, salutiamo tutti gli sportivi in collegamento più numerosi che mai questa sera, ricordandovi che domenica prossima c'è il derby, c'è DR Vis, ne vedremo delle belle, stracittadina finalmente, ci divertiremo alla grandissima con una partita totalmente a marchio Reggio Calabria, è un airball nel frattempo per Yusuf, è entrato questo giovane molto interessante Giorgio Guadalupe, classe 2003 da Catania, figlio d'arte, lo ricordo nelle rappresentative, giocatore davvero tosto, si riparte, attacca nuova palla canestro Messina, Maddaloni da Reggio Emilia, ribaltamento interessante per Salvatico, ancora sull'esterno per Pierleoni da tre, non perdona, non si può lasciare questo atleta solo da tre punti, nel frattempo Domenico Latella prova ad andare dentro, sbaglia clamorosamente, Luzza si immola, subisce il fallo, andrà per due tiri liberi Angelo Luzza, anche per sbloccarsi psicologicamente considerando che nell'ultima uscita ha realizzato soltanto due punti in casa della Fortitudo di Messina. Saranno due tiri liberi per la canotta numero 23 ex Basketball Lamezia, Catania, Viterbo e Basket Rosarno e anche Viola Reggio Calabria. Ha mosso i primi passi proprio
al basket Rosarno. Nel frattempo segna il primo Angelo Luzza, settimo punto per la Vis, 7-9, ancora Luzza e Lunetta, fa 2 su 2 Angelo, ottavo punto per la Vis. Charlie Niang in palleggio clamorosamente, Gallini prova a rubargliela, 8 secondi, Niang non si accorge che insomma bisogna andare dall'altra parte, 8-9. Sarà rimessa per il bianco amaranto, ingenuità di Niang, un po' spaesato in questo suo primo pallone, ma ha tutta la partita per riscattarsi. Domenico Latella, fondamentali da sogno, ma si dimentica il pallone, continua a palleggiare, prova la bomba, non va, Guadalupi la lascia scorrere, si dispera con Ciortensi che reclama concentrazione per i suoi. Si ripartirà con la rimessa per Nuova Pallacanestro Messina in vantaggio al Palabotteghelle di Reggio Calabria. Guadalupi regia, numero 8 Guadalupi, passa la palla salvatico, assoluto protagonista di questa prima parte di gara, pasticcia anche lui, la palla scorre e finisce le mani di Domenico Latella. Ora per Ariel Svoboda, è pronto un altro cambio per Beto Manzo. Svoboda, pallo in attacco sul blocco di Yusuf Hamza, 3:46 da giocare, non si sblocca la partita, attenzione al cambio perché entra un altro giovane di ottime speranze, una promessa del basket siciliano, ovvero Andrea Loiacono, anche lui classe 2003, ricordando che Nuova Pallacanestro Messina non ha più Watley, che è rumors fondatissimi di mercato che potete leggere su Sicilia Basket, dovrebbe firmare a Catania in Serie C Silver. Bomba ancora per Leoni, non va questa volta, svetta Yusuf Hamza, apertura per Galini, tanti minuti per lui, alla palla per volare in vantaggio la formazione bianco amaranto. Mimmo Latella sull'esterno, è pronto sul cubo dei cambi James William Warwick dall'Inghilterra. Luzza, arresto e tiro, realizza Angelo Luzza il pari, canestro importante per la Vis. Dall'altra parte pronto Guadalupi, contatto con Luzza, Guadalupi per Maddaloni, consegnato del Pier Leoni, c'è il blocco di Maddaloni, Pier Leoni ancora, linea di fondo, passaggio a una mano per lo Iacono, ancora per Guadalupi, prova la bomba Guadalupi, è un airball, Niang è il più lesto, primi due punti per Checkpoint Charlie, due punti per lui, 10-12 al Palabotteghelle, 2:48 da giocare. Attacca Galini, Galini prova a scardinare la difesa con coraggio, c'è un tocco di Niang, palla in out, sarà rimessa per la Vis. Non viene corretto il punteggio, non so se sta sbagliando il nostro punteggio, quello del tavolo, io scrivo 10-12 a favore di Nuova Pallacanestro Messina, sul tabellone 10-11, non so sinceramente se c'è un problema col tabellone, so soltanto che si è pronti per tornare in scena. Svoboda, mamma mia, morbidissimo Ariel Svoboda di gran carriera. Io mi adeguo al tabellone del Palabotteghelle, 12-11 a favore della Vis. Andrò a chiedere al tavolo. C'è anche Federing Ingrosso della Pallacanestro Viola questa sera a seguire questa sfida. Sfida sentitissima. Pier Leoni ancora da 3 nel terzo tentativo, fa 2 su 3. Ancora una volta Pier Leoni è incandescente. L'apporto dell'ex giocatore di Roma e non solo, ha girato tanto da nord a sud, isole comprese. Nel frattempo Yusuf commette infrazione di passi sull'arresto, 1:59 da giocare, viene sistemato il punteggio, quindi i punti della Nuova Pallacanestro Messina sono 13, un po' come sospettavo, un punto di vantaggio per Nuova Pallacanestro Messina. Adesso attacco con Guadalupi, sul cubo dei cambi vola Francesco Lobasso, Pier Leoni, va dentro Pier Leoni, ancora lui, è scatenato Pier Leoni. Nel frattempo Charlie si è appeso, voleva testare la struttura del Palabotteghelle che tiene anche abbastanza bene. 1:42 a giocare, è pronto un cambio, entra in campo Francesco Lobasso per la Vis Reggio Calabria. Si va a accomodare in panchina Yusuf Hamza, generosissima la sua prova, sicuramente un po' confusa, ci aspettiamo un po' più di tenuta per lui. Si riparte, aria Svoboda, bello il palleggio elegante, Pier Leoni mette pressione, 1:37 al termine del primo quarto, cambio per Coccio Ortensi per mandare in campo Fabio Fazzari, arresto e tiro da manuale di
Capin, nel frattempo di Warwick non va, c'era stato l'errore di James Warwick. Charlie fa tutto solo? Sì, fa tutto solo, adesso il tiro con la mancina e realizza. Ancora un canestro, il quarto in questa sfida per l'ultimo arrivato in casa Beto Manzo, in casa Nuova Pallacanestro Messina. Luzza, 12-17, sportellate nel titturato, c'è il backdoor, Galini da 3 su assist di Lombasso. Pazzesco tiro di Galini che stava arrampicando verso il canestro, la recupera Luzza da terra, Warwick. Canestro importantissimo di James Warwick, 14° punto bis. C'è anche il time out, se non sbaglio. 14 bis Reggio Calabria, 17 Nuova Pallacanestro Messina. Si ripartirà con la rimessa a fondo, non c'è time out a dirla tutta. Coach Ortensi dà tante indicazioni ai suoi, saluto tutti gli sportivi in collegamento, in particolare il mio amico Gino Agostini, ti abbraccio grande Gino, mi manchi tantissimo, spero di averti prestissimo nei palazzetti, specialmente nel tuo caro e amato Palaginetto, detto anche Scatolone. Si può ripartire Guadalupe contro Fabio Fazzari. Mette pressione, sfida tutta giovanile adesso. Luzza contro Pierleoni, palla in post per Charlie, Charlie Niang, se becco la mancina non va, la recupera Luzza che prova a spingere, ne supera due, supera il terzo, fino in fondo Luzza, non va, si mola Warwick, la recupera Charlie Niang, contro piede nuova palla canestro Messina, ancora Niang, scarico per Guadalupe, bello il passaggio intelligentissimo per lo Iacono, pallone d'oro di Guadalupe, 14-19, 14 secondi a giocare, Francesco Lobasso per James Warwick, finta di tiro, va dentro James, scarico per Fabio Fazzari, la palla in out, ingenuità della vis. 5 secondi per andare al tiro per la nuova pallacanestro Messina all'interno di questo derby dello stretto. Guadalupe passa di verticale per Niang, tutto solo, schiaccia Charlie Niang, ma dov'è finita la difesa bianco amaranto, se lo sono dimenticato completamente. Si galvanizza alla grande il quintetto di Beto Manzo, amnesia totale la nuova della Vissere Reggio Calabria, 14-21. E paradossalmente l'ultimo arrivato, Charlie Niang, cambia volto alla partita. Primo quarto importante della nuova pallacanestro Messina, che ha dimostrato in più di un'occasione, vedi la vittoria con la DR ad esempio, di essere una formazione più che tosta, ovviamente qualche giro a vuoto, vedi la sconfitta di Catanzaro contro la Mastria, ma è chiaro che la partita è lunga e lunghissima. La Vissa ha dimostrato in più di un'occasione di essere una squadra diesel, una squadra che ha dei giri abbastanza particolari, per non dire strani. Le urla che sentite in sottofondo sono quelle di Coach Ortensi, che pretende il massimo dai suoi, pretende un'immediata risalita. Coach Ortensi sfodera un maglioncino grigio per mimetizzarsi con gli arbitri, a dirla tutta anche io sono vestito così, quindi stendiamo un velo pietoso. Ritorna in campo alla Vis con Fabio Fazzari, Francesco Lobasso, Aria Svobo e James Warwick. Completa il quintetto Angelo Luzza. Fossi in Coach Ortensi rimanderei in campo immediatamente Yusuf Hamza, perché servono tantissimo i suoi centimetri. Invece Coach Beto Manzo sta facendo a meno del proprio totem, ovvero Perrier. 14-21 per il primo quarto e si ritorna in scena. Saluto il mio amico Alessandro Barba da Gioia Tauro. A proposito, domani saremo a Gioia Tauro per il big match di Serie D tra Cestistica Gioiese e Pollino, cari amici sportivi. Sfida tra bomber, tra i due bomber della Serie D, ovvero Francesco Russo, inseguitore ma da una vita leader di questa rubrica, e Luca Gazzineo, fuori categoria, che ha giocato anche in Serie A2 a Legnano e a Napoli, e non solo ovviamente. 14-21, si riparte il secondo periodo al Palabottegale in questo sabato di pallacanestro. Alla rimessa è pronta la nuova pallacanestro Messina in quintetto con Maddaloni, Pierleoni, Charlie Niang, Guadalupe e lo Iacono. Partiti, risponde la Vis con Fazzari, Svoboda, Luzza, Warwick e Cicciolo Basso. Blocco di Maddaloni, passi di partenza di Pierleoni, non lo so, era un po' lontano per poter anche io dare una codifica su questo, so soltanto che c'è un nuovo cambio
per Coach Beto Manzo, si va a accomodare in panchina un ottimo Charlie Niang, dentro Nicolini, si riparte Ariel Svoboda, 9.50 da giocare. Svoboda, serve il veterano James William Warwick, si gioca l'uno contro tutti, James in fondo con la mano sinistra realizza un canestro importante per la Vis, 16-21. Guadalupi supera tutti i Guadalupi, passaggio in diagonale per Pierleoni, lo specializzato 3 ancora una volta solo, sbaglia, la recupera lo basso, poi spinge la formazione bianco avaranto, Fazzari finisce fuori con i piedi, palla persa per la compagine di Le Ortensi. Parentesi, in platea ma non in panchina c'è anche Checco D'Arrigo, sono giorni importantissimi per lui perché sta per arrivare l'erede di casa D'Arrigo Nicosia, quindi in bocca al lupo a Teresa e a Checco. Checco è il responsabile del storico giovanile della nuova pallacanestro Messina, da sempre volto di casa Bianco Amaranto, ha lasciato la Vis in estate. Attaccalo Iacono, fino in fondo con la mano esterna, non va, Perrier che è rientrato, la recupera, tira e segna, canestro importante per Perrier, 16-23. Corre di pari Coach Ortensi che rimanda sul cubo dei cambi, Domenico Latella, Warwick per Angelo Luzza, ora per Lobasso, sportellare nel pitturato Lobasso, fino in fondo, terzo tempo, realizza Lobasso, la Vis sta trovando buone soluzioni offensive, adesso deve anche cominciare a difendere, 8.33 a giocare, 18.33, Pierleoni sull'esterno per Nicolini, ora in posto il Perrier, ribaltamento per lo Iacono, c'è un fallo anche abbastanza evidente di Fabio Fazzari, pronto un cambio, ritorna in campo da Gioia Tauro Domenico Latella. Si va a accomodare in panchina Fabio Fazzari. Si ripartirà con la rimessa in zona offensiva per la compagine di Coach Beto Manzo. Iacono per Guadalupi, passaggio pericolosissimo, Guadalupi si fa sentire il pubblico del palo a Botteghelle, Nicolini si gira, tira, bello il giro, bello il tiro, ma sbaglia, la recupera Perriera, ancora per Guadalupi, 18-23, Nicolini prova la tripla, è corto, a rimbalzo c'è Domenico Latella, in panchina anche per troppo tempo, probabilmente anche Gaetano Romeo, sono sicuro che lo ritroveremo in campo quanto prima, bello il gioco al 2, Mimmo Latella per Ariel Svoboda, con gli occhi dietro la schiena, un passaggio bellissimo di Domenico Latella, dall'altra parte c'è Perrier per la bomba di Nicolini da casa sua, non va, la recupera Angelo Luzza, 7.45 da giocare, sul cubo dei cambi c'è Salvatico, il capitano per la NP Messina, bomba di Svoboda, fallo sul gioco da 3 punti, un po' quello che accadde a Salvatico nel primo periodo, Salvatico in quell'occasione ne realizzò 3 su 3, adesso Salvatico sul cubo dei cambi, vola in lunetta Ariel Svoboda dall'Argentina, sono tantissimi gli argentini che sono passati dalla Calabria in questi anni, uno di questi sta dominando la C-Gol Campania, si chiama Rodrigo Moniere, il condottiere del basketball Lamezia, che ha un record pazzesco di 4 vittorie su 5 partite, ha perso soltanto una partita a Sala Consilina contro il team di Antonio Paternoster. Svoboda e lunetta per 3 tiri liberi, segna il primo, può pareggiare qualora fosse perfetto al 100% il numero 7 di casa Bianco Amaranto, fa 2 su 2 Ariel, tanta esperienza per lui, è passato a Legnano, ha vinto un po' ovunque, Trapani, Latina, Green Palermo, eccetera eccetera eccetera. Terzo tentativo, sbaglia il terzo, non riesce l'operazione pareggio della vista e si riparte Salvatico, c'è un contatto con Svoboda, non fischia la 2, scarico per lo Iacolo, ci pensa, ora per Nicolini, ribaltamento per Perrier da 3, realizza il leone d'Africa, canestro di fondamentale importanza per Beto Manzo, 22-26, 7-17 a giocare, attacca la Vis, Warwick sul cubo dei cambi, vola Yusuf Hamza, fallo in attacco probabilmente, no, fallo in difesa, visto male io, è mestiere di Svoboda che si va a prendere il fallo del numero 0 Salvatico, non dovrebbero essere tiri liberi, Salvatico va a chiedere scusa a Svoboda, quindi ho visto totalmente male io. 7-11 sul cronometro, c'è cambio in casa Vis, il secondo fallo nel frattempo per Salvatico,
fuori Angelo Luzza, si alza il quintetto di Leo Ortensi, dentro Yusuf Hamza. 22-26, 4 punti da recuperare per il bianco amaranto di casa. Alla rimessa Cicciolo Basco dalla Puglia, fallo in attacco, a gioco fermo. Il fallo è del numero 20 Yusuf Hamza, che era appena entrato. Vediamo che fallo è per il totem di casa bianco amaranto. È il primo fallo per Hamza, quindi non cambia il punteggio. 4 punti da recuperare per il quintetto di Leo Ortensi e dell'assistente Stefano Laganà, ritornato al basket dopo i fasti degli anni 90. Lui è stato uno degli allenatori storici giovanile della cestistica per Oviolo, proprio qui al Pallabotteghella in compagnia di colonne portanti del basket in nell'Arancio, con Massimo Pianti, Giovanni Benedetto, Rocco Romeo, Ciccio Lazzaro, chi più ne ha più ne metta. Attacca, nuova pallanestro Messina, non va, la recupera Yusuf Hamza, cerca l'apertura, ci riesce in due tempi per Domenico Latella, supera abilmente la metà campo, tanti palleggi per lui, prova il giro, gliela ruba, nuova pallanestro Messina, la ruba veramente Guadalupi, che sotto il pallone Hamza. Guadalupi, passa la palla a Salvatico, Salvatico fino a dentro, scarico interessante per Nicolini, non ci arriva Yusuf, canestro ancora per nuova pallacanestro Messina, che ha preparato molto molto bene questa sfida. Vis in difficoltà, e come detto e come stavo annunciando poc'anzi, ritornerà in campo Gaetano Romeo, il playmaker di questa squadra. Warwick alto basso con Svoboda, va su Svoboda, segna e subisce il fallo, si scuote la Vis e si scuote il giocatore più rappresentativo. Cambio, entra in campo Vasilievskis per nuova pallacanestro Messina, dovrebbe uscire lo Iacono, dall'altra parte entrerà Gaetano Romeo, probabilmente in luogo di Aria Svoboda. Svoboda in lunetta per l'aggiuntivo e lo realizza, completa il gioco da tre punti di Svoboda. 25-28, gara apertissima, applausi per Aria Svoboda. Si la prende anche l'applauso di un Peppe Murano questa sera con un bellissimo cappello invernale, il famoso cappello Berlinguer. 25-28, 6-14 da giocare secondo periodo, si può ripartire. Guadalupi marcato da Francesco Lobasso, Nicolini per Ferrier, si gioca l'uno contro uno contro Yusuf, non riesce a difenderlo Yusuf, due punti comodi per Ferrier in terzo tempo come da manuale. Dall'altra parte c'è Francesco Lobasso, passa la palla a Domenico Latella, non c'è il dai vai, la palla scorre, circola nelle mani di James Warwick, ancora per Gaetano Romeo, tanti palleggi per Gaetano, si gioca l'uno contro uno, prova ad andare dentro, difficile il passaggio, riesce, l'arbitro però chiama infrazione di passi al playmaker di bianco amaranto. C'è il time out chiamato da coach Leo Ortensi, che vuole vederci chiaro. 25-30, 5-36 da giocare, vantaggio per la formazione bianco amaranto. L'allenatore della nuova pallacanestro Messina, Beto Manzo, è stato vicino a più mandate, anche se erano soltanto rumors di mercato, alla Viola Reggio Calabria anche nell'estate appena trascorsa, prima della conferma di coach Bolignano, anche perché c'erano tantissime sirene che volevano lontano la Reggio Calabria coach Bolignano. Beto Manzo tantissimi anni fa ce lo rivelò durante un'intervista dell'anno scorso, fu vicino da giocatore alla Viola Reggio Calabria durante il corso Santo Versace con Gaetano Gebbia allenatore, era la Viola di Montecchia, Ginobili eccetera eccetera, la Viola che faceva arrivare in Italia tantissimi giocatori argentini. Lui arrivò in Italia, poi volò in Serie B e insomma ha davvero portato avanti una grande carriera, in tanti lo ricordano a patti ma non solo. 25-30, 5-36 da giocare, Nicolini alla rimessa per la nuova pallacanestro Messina, battuta adesso Guadalupi contro Francesco Lobasso, ora per Nicolini, ancora per Ferriera contro Yusuf Hamza, consegnato per Guadalupi, fronteggia, tira da tre, corto, a rimbalzo c'è Francesco Lobasso, la va a prendere per un attimo la nuova pallacanestro Messina, in ritardo Yusuf, pronto un cambio flash, ritorna in campo il tiratore Pier Leoni con la canotta numero 13 per Beto Manzo. Sì, Alessandro Barba, ti confermo che martedì saremo al Boccioni per commentare la gara tra Botteghella e Basket. E Bagnara, super partita, posticipo di Serie D, la giornata si completerà mercoledì con recupero
tra Stingers e Lumaca. Yusuf finisce fuori con i piedi, sì, finisce fuori. Fischia così l'arbitro Denis Paludi. Palla persa dalla Vis. Devo dire ottima cornice di pubblico questa sera. Palla a botteghelle, si può ripartire, salvatico. Il capitano unico confermato della cavalcata. Giunta un solo canestro nella passata stagione, la nuova pallacanestro Messina per la Serie B, salvatico per Pier Leoni. Blocco di Perrier, Pier Leoni, bello il passaggio per Perrier, scarico ancora per Salvatico, fino a dentro Yusuf vola, ma Salvatico è il più lesto. L'arcobaleno funziona alla grandissima per la nuova pallacanestro Messina, 7 punti a recuperare per la Vis Warwick. Fallo di Pier Leoni, Warwick si stava già involando verso il canestro. 4:38 sul cronometro, Vis 25, nuova pallacanestro Messina 32. Alla rimessa Domenico Latella, Romeo esce e riceve da buon playmaker, Leo mette ordine ai suoi, passa la palla a Warwick, prova la bomba Warwick, è corta, a rimbalzo c'è Yusuf, si mette una mano per Rier, bello il tocchetto di Lobasso, passaggio per Gaetano Romeo e si gioca, 10 secondi per andare al tiro, Gaetano Romeo cerca il passaggio nei confronti di Yusuf, va a muro per Rier, l'ha preparata bene, benissimo Bedomanzo, Nicolini fino in fondo, stoppato da Lobasso, allora recupera la terra, deve spingere la vista adesso, Lobasso 4:12 da giocare, passa la palla alla Tella, la Tella cerca il passaggio, serve Lobasso, 4 minuti a giocare al termine del secondo periodo, Ciccio Lobasso prova la bomba, realizza, ancora lui l'uomo che quando serve si fa trovare pronto, Francesco Lobasso dalla Puglia, 3:56 da giocare, siamo a timeout ovviamente, Beto Manzo, salutiamo tutti gli sportivi in collegamento che ci seguono su Reggio Canestro e ovviamente anche sulla pagina della Vis Reggio Calabria, ricordandovi che gli appuntamenti del weekend, si sta giocando in contemporanea, iniziava alle 5, anzi la gara tra Lumaca in trasferta sul campo della Smafca Tanzaro, aspettiamo aggiornamenti anche perché il team di Gaetano Gebbia reduce la prima vittoria in campionato contro il Nuovo Basket Soverato. Nel frattempo c'è un trio di ufficiali pazzesco questa sera, non stanno sbagliando un colpo, e vedrete le foto del grande Antonello Diano che è presente in questa sfida, ufficiali di caratura nazionale questa sera, Giusi Russo, Maria Pia Meduri e Giusi Romeo, tre istituzioni nel mondo degli UDC. A proposito, sono aperte le iscrizioni gratuite per diventare arbitro, chi volesse diventare come Giorgio Lo Giudice può contattare tranquillamente la FIP Calabria e CIA. E tornare nella pallacanestro con un'altra veste, questo per i giocatori che magari vogliono provarci. Attacca la nuova pallacanestro Messina. C'è un contatto, un fallo. Io saluto il mio amico Giorgio Lo Giudice, prendo lui sempre ad esempio perché non è da tutti, sinceramente, traghettare ogni fine settimana per arbitrare le partite del basket di Calabria. 28:32, cambio, fuori Yusuf Hamza, dentro Angelo Luzza per il Bianco Amaranto. A proposito di grandi ospiti, questa sera intravedo anche Kevin Pandolfi, il dunker regino in forza da quest'anno alla Gold e Gold Messina e Pippo Sidoti, e del notaio Clemente Mazzu che saluto, che domani saranno impegnati nella partitissima, un altro derby dello stretto contro la DR Reggio Calabria. Fallo in attacco della nuova pallacanestro Messina, DR rilanciatissima dopo la vittoria nel derby contro la Masseria di Umberto Di Martino, gara terminata dopo due tempi supplementari, fallo in attacco nel frattempo della nuova pallacanestro Messina, si riparte, parla per la Vis con Gaetano Romeo, prodotto di scuola Lumaca, tante esperienze anche per lui dalla Viola Reggio Calabria passando per San Filippo alla Basket School, fino a dentro Angelo Luzza col galleggiamento, trentesimo punto per la formazione Bianco Amaranto che si riavvicina nuovamente. Pier Leoni contro Lobasso, Pier Leoni linea di fondo e poi confusione, la recupera James Warwick,
3 contro 2, Warwick dovrebbe passare il pallone a Luzza, fa tutto e solo e fa benissimo a non ascoltarmi. Canestro in contropiede, il pareggio dall'Inghilterra. James William Warwick davanti agli occhi attenti e i suoi due figli Leon e Isabel Rose. 32 pari e finalmente pari per la Vis dopo una lunga voglia di recuperare. Pronto il tiro libero aggiuntivo per James Warwick per volare in vantaggio, non ci riesce, si immola, rimbalzo Perrier, 32 pari, attacca salvatico il capitano della nuova pallacanestro Messina, prova a uscire i blocchi Guadalupi, non ci riesce, la recupera Niang prova con la fantasia, prova a rubargliela, Gaetano Romeo si immola, gliela strappa, mamma mia Gaetano, tanta inerzia per lui, palla contesa, la freccia è per la Vis, fa un ottimo lavoro Gaetano. Niang va a confrontarsi con Beto Manzo, non so qual è sinceramente i termini della discussione, so soltanto che si può ripartire. Gaetano Romeo, 32 pari, la Vis vuole il vantaggio, cicciolo basso per Warwick, bello il backdoor, Luzza, volo e canestro, 34-32, 2-32 giocare a termine del secondo periodo, segnali di risveglio dei Bianco Amaranto, Charlie Niang per Salvatico, lo Iacono sul cubo dei cambi, Salvatico col ball handling, prova ad andare dentro con la mano esterna, passaggio per Charlie Niang, finta con la mancina, prova lo step back, forte passi, la vede come me l'arbitro Giorgio Loccisano. 2 minuti e 11 sul cronometro al termine del secondo periodo, derby dello stretto, Reggio Calabria contro Messina. Si va a accomodare in panchina il lituano Vasilievskis e si riparte con la rimessa a fondo per Angelo Luzza e la Vis Reggio Calabria, servito Gaetano Romeo in quintetto con lo basso Luzza, Warwick e Mimolatella, tanti all around in questo quintetto. E out il lungo di Rolo Yusuf Hamza. Warwick la perde per un attimo, Niang mette pressione, Warwick passa la palla alla Tella, lui è un buon tiratore, cerca lo spazio, si avvicina in post basso la Tella, step back, non va, aspetta Perrier, apertura veloce col tap out per Guadalupe, c'è un contatto, c'è anche il fallo di Angelo Luzza, si dispera Perrier, non so perché, forse voleva il pallone, il fallo di Angelo Luzza sarà rimessa per la nuova pallacanestro Messina, c'è ancora un cambio per Leo Ortensi, dopo il time out entrerà in campo Ariel Svoboda. A proposito di basket di Calabria, domani impegno alle ore 19, delicatissimo, nuova trasferta pugliese per la pallacanestro Viola che sarà impegnata sul campo del Molfetta, formazione che può vantare sull'estero probabilmente i due lunghi più forti di questa categoria insieme, ovviamente sto parlando di Matteo Bini e Francesco Infante. Nuova trasferta in Puglia, anche perché nelle ultime quattro giornate è la terza trasferta in Puglia, la prima l'ha vinta a Ruvo, la pallacanestro Viola, la seconda l'ha persa a Bisceglie di un soffio contro la capolista lanciatissima in questo girone, poi c'è stata la lieta parentesi del ritorno alla vittoria con la gara di Formia. Nel frattempo basket mercato a tutto tondo, anche perché il Ruvo di Puglia corre ripari, è la formazione probabilmente più completa di questo girone, allenata dall'ex Viola Francesco Ponticello, firma un giocatore fortissimo come Daniele Merletto, reduce dell'esperienza Fabriano, giocava in Serie A2 in compagnia dell'ex Viola Patrick Baldassarre. A proposito di basket mercato, doppio colpo nelle ultime 24 ore per la VR del presidente Roberto Silianodi, anche perché in un primo momento è stato ufficializzato il giovanissimo da Casa Lumaca Simone Surfaro, playmaker molto interessante, giovanissimo classe 2005, che va a comporre il pacchetto di giovanissimi insieme ad Andrea Canale, e successivamente è arrivata la firma del lungo che mancava Giovanni Ruvolo dalla Croazia, è stato firmato l'ex Milazzo Marin Berza, atleta alto 2,10 m, bomba che non va di Salvatico, si combatte, la recupera Angelo Luzza, Perrier gliela fa carambolare sul corpo, però l'arbitro dice la rimessa è per la Vis, 34-32, Perrier dà il 5 ad Angelo Luzza,
Saluto Coach Tripodi, io me ne sono accorto dal portale della FIP. Se vai su FIP.it, Molfetta Reggio Calabria è scritta alle ore 19. Se poi è un errore di sistema, non lo so, chiederò lumi al termine di questa sfida. So soltanto che domani alle ore 18 saremo a Gioia Tauro per Cestistica Gioiese, Pollino. Verrà anche il buon Fortunato Serrano a Gioia Tauro, questa sera non c'è, anche perché gioca la sua Rayon Volley. Però questa sera ci hanno fotografie pazzesche, grazie ad Antonello Diano. Attacca la vis, Mimmo Latella da 3, non va, la recupera Aria Svoboda, ancora per Latella, ci mette una mano Niang, la recupera velocissimo Guadalupi, fino in fondo, scarico verso il valico contro scarico del Ferrier da 3, non perdona, è il sorpasso clamoroso della nuova Pallacanestro Messina. Ha giocato anche ad Afrobasket, Ferrier non è un giocatore qualsiasi. Nel frattempo bello il backdoor tra Gaetano Romero e Luzza, c'è un contatto, segna e subisce il fallo, risposta immediata del Bianco Amaranto, ci pensa il cavallo di Rosarno Angelo Luzza che prova a prendersi la squadra sulle spalle. 36 a 35, 51 secondi al termine del secondo quarto e poi sarà intervallo lungo. Nel frattempo interveniamo da Catanzaro, dal Palapulerà, secondo successo in sequenza per la Lumaca di Gaetano Gembia che vince anche in casa della SMAP, 61-67. Guadalupe, bello reverse, tutto tecnica, il pareggio, tanta personalità per il classe 2003, 37 pari e gara che inizia a diventare godibile, attacca lo basso. Per Mimmo Latella, fa saltare l'avversario, va dentro, elegantissimo Domenico Latella, 39esimo punto più 2 bis, ultimi 19 secondi, Beto Mazzo chiama un tiro al suo capitano Angelo Salvatico, 12 secondi adesso, Gaetano Romeo contro Salvatico, Salvatico fino in fondo, scarico per Guadalupe da 3, non va, svetta, rimbalzo per Riera, recupera Svoboda, c'è Gaetano Romeo libero, 0 secondi, il buzzer beater non sarebbe stato valido. 39-37, andiamo in pausa anche noi, torneremo per il terzo periodo di questo appassionante derby di Calabria e infine una piccola analisi. Nuova Pallacanestro Messina, formazione vera, Tosta ha preparato molto molto bene la gara, coach Pedro Manzo sta mettendo in serie difficoltà una vis che questa sera per vincere deve iniziare a limare le sbavature, alzare i ritmi, fare vedere che il tasso di showtime elevato visto in casa contro Castanea è stato realmente importantissimo e significativo. Dunque, come detto, andiamo in pausa anche noi, torniamo per il terzo periodo.
Eccoci, siamo già tornati dopo questa bella parentesi legata al mondo della ginnastica. Terzo periodo e sfida tra Visse e Nuova Pallacanestro Messina dopo due quarti 39-37 a favore della formazione Bianco Amaranto. Gara ancora tutta da costruire, tutta da decodificare, assolutamente. Ritorna in campo la formazione ospite con Pierleoni Salvatico, Vasilievskis, Perrier e Charlie Niang. Risponde Reggio Calabria in difesa con Gaetano Romeo, Lobasso, Latella, Yusuf Hamzae, Angelo Luzza. Due punti da conservare. Passi nel frattempo di Pierleoni nel primo possesso di questo terzo periodo. Durante l'intervallo, durante la bellissima manifestazione legata al mondo della ginnastica, coach Beto Manzo ne ha dette un bel po' ai suoi, tantissime indicazioni. Ha un volume di decibel veramente altissimo. Gaetano Romeo fa tutto, solo realizza, batte l'avversario, due punti importanti, quattro punti di vantaggio per il Bianco Amaranto Salvatico. Ribattamento per Perrier, non c'è il backdoor, Perrier passa la palla a Charlie Niang, consegnato ancora per Pierleoni. Cerca il passaggio a Charlie Niang, per un attimo la stava rubando Gaetano Romeo, raddoppiato Niang, passa la palla a Pierleoni, finta per Perrier da tre come prima, non va, si immola molto molto bene la Nuova Pallacanestro Messina. Perrier, manovre molto molto duttili per la formazione giallorossa, che comunque commette infrazione di passi sull'arresto del proprio centro. Perrier 41-37, 9-10 da giocare. Chiede spiegazioni Beto Manzo su questo fischio all'arbitro Giorgio Lossisano, arbitro in coppia con Denis Paludi in questa sfida. Bello l'arresto e tiro di Luzza, non va la conclusione, la recupera ancora Nuova Pallacanestro Messina Pierleoni, palleggia sotto le gambe, bello il passo per Perrier in faccia Yusuf, non va, Yusuf probabilmente aveva commesso fallo in difesa. 41-37 ancora, 4 punti di vantaggio per la Vis. Domenico Latella, finta, doppia finta, passaggio per Yusuf, lontanissimo da canestro, Luzza, passa la palla a Domenico Latella, passi, ancora passi, questa volta dall'altra parte del rettangolo di gioco, questa volta sanzionati alla Vis, ovvero Domenico Latella, si ripartirà con la rimessa per i giallorossi. Battuta adesso Salvatico, passa la palla a Pierleoni, ora per Vasilievskis, ancora per Perrier, Niang con la mancina fino in fondo, stoppatone di Yusuf, è il secondo in questa sfida. Niang non l'ha presa benissimo, si va a prendere il 5 da parte di Perrier, ma secondo me proverà a riscattarsi quanto prima, probabilmente nell'azione che si va a presentare in questo momento. Romeo sporca la rimessa, per un attimo la recupera, la palla finisce nelle mani di Perrier, ancora per Salvatico. Niang vuole il pallone, Perrier da tre è corto, a rimbalzo fa buona guardia Yusuf, scappa Lobasso, non viene servito, Romeo supera l'avversario in palleggio fino in fondo, scarico per Latella, prova la bomba con tranquillità ed eleganza. Domenico Latella realizza da tre punti, 44-37, massimo vantaggio Vis, che prova ad involarsi. Salvatico, passaggio sull'esterno, ancora per Salvatico, ribattamento per Pierleoni, prova in risposta Pierleoni, non va, la recupera Angelo Luzza che parte in palleggio, vuole time out Beto Manzo. Latella, finta la tripla ancora, bello il backdoor con Lobasso, prova il tiro, mamma mia che canestrone, Francesco Lobasso, arriva il time out e massimo vantaggio Vis. Prende ritmo la formazione di coach Ortensi, 46-37, vuol dire massimo vantaggio dei Bianco Amaranto. Ci pensa prima la bomba di Domenico Latella, poi un bellissimo canestro con una traiettoria praticamente impossibile di Francesco Lobasso. In tutto questo ottimo il contributo di Gaetano Romeo. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento. Sì, Alessandro, ti do conferma che martedì, a meno che non gli succeda qualcosa alla pallavolo, qualche pallonata in faccia,
verrà anche Fortunato Serrano. 46 a 37, ritorna dal time out la Vis con la Tella Luzza, Romeo Yusuf e Lobasso. Vedremo se Beto Manzo opterà per qualche cambio. Time out ovviamente in inglese per Beto Manzo, anche perché ha una varietà di nazionalità veramente considerevole. Si riparte, è rientrato in campo Guadalupi, fa bene a rimandarlo in campo Beto Manzo. Accanto a lui Salvatico, Vasilevskis, Sperrier e Nicolini. Sperrier, non c'è il backdoor, passa la palla a Salvatico. Salvatico passa la palla a Sperrier, per un attimo la sta rubando lo basso, bomba di Sperrier, non va. Svetta Romeo come se fosse un lungo e mette tranquillità ai suoi. 6.55 da giocare. Gaetano Romeo torna indietro, passa la palla alla Tella da 3. La Tella da 3! Si è acceso Mimmo La Tella, 49-37, 12. Luzza la ruba, può involarsi in contropiede, c'è il fallo, è anche un buon fallo, anche perché il contropiede della Vis poteva diventare devastante. Ritorna in campo Fernandes Barroja, al secolo il cugino di Cristiano Ronaldo dal Portogallo, anche perché era entrato in quintetto, poi non si è più visto praticamente. Si può ripartire, rimessa Avis. Romeo, palla sull'esterno per Domenico La Tella, con la mano esterna fino in fondo, sbaglia, la recupera Ferrier, 12 punti di vantaggio per la Vis. Dopo questo break, in questi 3 minuti e mezzo di terzo quarto, Guadalupi, bello il passaggio per Nicolini, no, non va, incredibile momento della nuova pallacanestro vestita, blackout, Luzza, vola a canestro, sbaglia, tappin di Yusuf, clamoroso errore, la recupera Barroja, Fernandez per Guadalupi, deve tirare Guadalupi, non se la sente, ancora Guadalupi, questa volta sì da 3, è corto, la recupera Romeo, la perde per un attimo, la perde veramente, ancora Guadalupi nel traffico, ancora per Fernandez Barroja, dal Portogallo, blocco di Ferrier, Barroja, finta, doppia finta, 5 secondi per Rier con la preghiera, non va, rimbalzo c'è Gaetano Romeo che sta facendo un ottimo lavoro, tantissimi rimbalzi per lui sul cubo dei cambi, per la nuova pallacanestro Messina c'è Charlie Niang, Luzza per l'uomo del match fino al momento, Mimmo La Tella ancora, 3, ancora, e San Domenico La Tella ancora una bomba per lui, 3 bombe in un amen per Domenico La Tella, Barroja per Nicolini, tutto solo. Si sblocca dopo un'eternità la nuova pallacanestro Messina, 51-39, anzi 52-39. Siamo giunti alla metà di questo terzo periodo che si è infiammato grazie alle gesta del numero 21, Domenico La Tella, ancora col pallone nelle mani, Guadalupi va a difendere forte, la palla finisce in out, se la rimessa ancora per la Vis, corre di pari Beto Manzo, allenatore della nuova pallacanestro Messina, e rimanda in campo il numero 35 come KD, il suo idolo Kevin Durant al secolo, ovvero Charlie Niang, ex giocatore di HSC Roma, Casale Monferrato, Virtus Salerno e non solo. Si ripartirà con la rimessa in zona offensiva per il bianco amaranto di Leo Ortensi, 9 secondi per andare al tiro, alla rimessa Angelo Luzza per Mimmo La Tella, resta il tiro senza pensarci troppo, fallo subito da Charlie Niang e volerà in lunetta il buon Domenico La Tella, al momento MVP assoluto di questa sfida. Cambio visto, ritorna in campo Ariel Svoboda, si va a accomodare in panchina il numero 10 Francesco Lobasso, tutto pronto per il tiro libero, per due tiri liberi per il numero 21 da Gioia Tauro, Domenico La Tella. Segna il primo, l'ex giocatore anche con esperienza in B di Catanzaro, Ostuni e ovviamente Viola Reggio Calabria e Gioia Tauro. Fa 2 su 2, Domenico La Tella, 54-39, 4-54 al termine del terzo periodo, attacca Guadalupi, fino in fondo, ne fa saltare due, segna, una giocata pazzesca. Questo è buono tutta la vita, date questo canestro a questo ragazzo, ragazzi,
è buono tutta la vita. Non è d'accordo con me l'arbitro. Ma questo è buono, ragazzi. Dai. Li ha fatti saltare e poi è tirato. È buono, è movimento continuo. Magari conosco male io il regolamento, ci mancherebbe, però è stato bellissimo questo canestro da terra, che sicuramente vedremo nella top 10 della settimana marchiata Reggio a Canestro, in onda il sabato. Per chi non l'avesse vista, in quella di questa settimana, al primo posto c'è Bruno Duranti alla pallacanestro viola, al secondo Kevin Pandolfi. Io l'ho detto, ha ragione anche Beto che sta protestando, ma signori, questo è buono tutta la vita, è buono tutta la vita. E magari da questo canestro la nuova pallacanestro messina proverà a galvanizzarsi. Beto cercava conferme da me, ma sinceramente ha ragione l'allenatore della nuova pallacanestro messina. 54-39, attacca Barroja, non va, svetta il rimbalzo Yusuf, la recupera Domenico Latella, ancora lui, arresto il tiro, mamma mia Mimmo, non lo fermano più, ma quante ne ha messe? 5 in questo quarto, è pazzesca la striscia di bombe consecutive di questo signore qui. Dall'altra parte prova a far saltare Yusuf, c'è il tiro e canestro di Charlene Young. 57-41 per la vis. Attenzione a Mimmo Latella che non sbaglia più nulla. Passa la palla a Angelo Luzza, fallo in attacco di Angelo Luzza sulla posizione. Bravo Giorgio Guadalupe a prendere posizione, il giocatore che probabilmente dimostra più anni di quelli che ha. C'è il time out. Angelo Luzza vorrebbe il VAR, indica la nostra telecamera, anche perché questo fallo in attacco è abbastanza dubbio, probabilmente potrebbe essere considerato, se vogliamo malignare per carità, un fallo in attacco compensativo rispetto al gioco a tre punti non dato a Giorgio Guadalupe, che era buono tutta la vita, insomma è stato anche un bel gesto del giocatore etneo. 57-41, 3:55 da giocare al termine del terzo periodo, e gara che ovviamente ha preso una piega grazie alle performance clamorose del numero 21 Domenico Latella, che si è preso totalmente la partita sotto braccio con giocate da cineteca. Quando decide che vuole giocare Domenico Latella non ce n'è veramente per nessuno, un tiratore micidiale anche il ritmo. La passata stagione in tandem con Kevin Pandolfi ha infiammato in più di un'occasione la platea del Pala Benvenuti. Angelo Luzza parlotta con l'arbitro Loccisano e ritorna in quintetto con Catella, Catano Romeo, Yusuf Hamza e Ariel Svoboda. Dunque un argentino, un nigeriano, un gioiese, e Gaetano è di Reggio Centro e è un rosarnese, ovvero Angelo Luzza. Si ritorna in campo invece con la nuova pallacanestro messina che schiera Vasilievskis dalla Lituania, che serve Giorgio Guadalupe da Catania. Accanto a lui c'è Fernando Hernandez, Barroja, Ferrier dall'Africa in compagnia l'altro nigeriano Charlie Niang. Ferrier vola a canestro, prova a scuotersi psicologicamente la compagine di Beto Manzo. Gaetano Romeo per Luzza, Yusuf Hamza per Mimmo Latella, tallonato da Charlie Niang. Mimmo Latella sente l'odore della sfida, ancora una bomba, è pazzesco Domenico Latella, ma cosa ha mangiato a pranzo? Dall'altra parte c'è infrazione di doppio palleggio di Ferrier, ne ha messe 7 ragazzi in questo quarto, mamma mia, mamma mia. 60-43, c'è la rimessa per Gaetano Romeo, 3 minuti e 18 da giocare a termine del terzo periodo. Attacca Ariel Svoboda, il vantaggio è tutto frutto delle triple del numero 21, adesso tallonato dal giovane Guadalupe. La Latella si va a prendere la palla in posto, mamma mia ancora lui, questa volta sbaglia, sporca le sue percentuali, salvatico, passaggio in diagonale
per Vasilievskis. Blocco di Ferrier, cade per terra Vasilievskis, la recupera Romeo, simbolo in contropiede, passaggio alla Kim Olajuwon di Gaetano Romeo. Warwick da due punti, 62-43, cresce il massimo vantaggio del team di Coach Hortensi. Attenzione che si è fatto male il giovane lituano Vasilievskis, botta alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave per lui, sicuramente serve del ghiaccio. Si ripartirà con la rimessa da fondo campo per la nuova pallacanestro Messina, 2.44 da giocare. Pierleoni per Guadalupi, passaggio per Ferrier, c'è il backdoor per Salvatico, tallonato dalla Tella, ora per Pierleoni, prova la bomba per sbloccarsi, realizza Pierleoni, bomba importante per la nuova pallacanestro Messina. 62-46, 2.22 da giocare al termine del terzo periodo. Domenico Latella prova il passaggio per Svoboda, fallo in attacco di James Warwick, chiama a raccolta i suoi le Hortensi dalla panchina che reclama tranquillità. 2.15 da giocare al termine del terzo quarto, non finisce qui come raccontava Corrado Mantoni sulla Rai tanti e tanti anni fa. Guadalupi, fallo in attacco, sanzionato a Nicolini, l'atleta della nuova pallacanestro Messina, secondo fallo per lui, tantissimi questa serie di falli in attacco sanzionati. Ci sarà rimessa in zona difensiva, fallo è di Nicolini. Io nel frattempo collaboro con la dirigenza della nuova pallacanestro Messina, mi hanno chiesto informazioni, ho dato quelle corrette in questo caso, solo in questo caso, e saluto a casa il mio amico Emanuele Franciò, ci confrontiamo veramente da tanti e tanti anni con Emanuele sugli accadimenti cestistici di Calabria e Sicilia. Attacca Luzza, passa la palla a Warwick, soffatone di Ferrier che dice no, vola in alto e prova a dare la scossa in casa nuova pallacanestro Messina, tripla. Non va per Leoni, la recupera Guadalupe che fa buon lavoro. Ancora Nicolini, ora per Salvatico. Ribattamento per Nicolini, prova la bomba Nicolini, non va, la recupera la Tella. Apertura per Gaetano Romeo, il terzo quarto è quello della svolta fino al momento per la Vis Reggio Calabria, che deve continuare con questa intensità. Ariel Svoboda per James Warwick. L'inglese passa la palla a Svoboda, 6 secondi per andare al tiro. Le Hortensi è praticamente in campo, Gaetano Romeo da 3, non va, svetta Ferrier, apertura per Salvatico, ultimo giro di lancette in questo terzo quarto, Ferrier cade per terra, la recupera per un attimo Warwick, ancora Pierleoni, è bagnato il parquet, bisogna asciugarlo, probabilmente alla prossima azione, Salvatico per Nicolini, cerca spazio Nicolini, si gira, tira in faccia la Tella e realizza Nicolini, 48esimo punto. Vedo Mazzo finalmente si fa sentire all'arbitro, bisogna asciugare il rettangolo di gioco per non farsi male, ci pensa il buon Sebi Morabito. Ultimi 43 secondi in questo terzo periodo, 6-2 bis Reggio Calabria, 48 nuova pallacanestro Messina, sfida ancora aperta nonostante la prova balistica da Cineteca di Domenico Latella, autore di 7 triple soltanto in questo terzo quarto. Alla rimessa c'è Angelo Luzza per il bianco amaranto di Leo Hortensi, servito la Tella, passa la palla a Gaetano Romeo, bisogna superare la metà campo, ci pensa proprio lui il playmaker Gaetano Romeo, classe 1996, attacca Domenico Latella, contatti nel pitturato, la palla finisce nelle mani di Angelo Luzza. Svoboda reclama il pallone, la Tella se la va a prendere, c'è un contatto, palla in out, palla recuperata dal quintetto di Beto Manzo che chiama raccolte i suoi sotto gli occhi attenti di larga parte del roster dell'ADR. Intravedo Michele Suraci, Mladen Dimitrovic, Duje, Tomic Feric, il nuovo innesto Marin Birza, ovviamente il DS Sacca. E non solo, ultimi 20 secondi, Salvatico 15 adesso, un tiro soltanto, si alza il coro, forza bis,
delle piccolissime sostenitrici bianco-amaranto. Guadalupe va dentro, cerca lo scarico, c'è un contatto. Cosa ha fischiato l'arbitro? Fallo, fallo alla retroguardia Vis. Sono due tiri liberi per la nuova pallacanestro Messina. Primo fallo probabilmente di Gaetano Romeo, se non ho capito male. Saranno due tiri liberi con 2 secondi da giocare per Giorgio Guadalupe, che vuole lunetta, pronto a rosicchiare altri 2 punti. Nel frattempo Francesco Falliti va a dare una mano alla dottoressa per rimettere in sesto Vasilieskis. Sbaglia il primo Guadalupe, errore che è una brutta situazione per la nuova pallacanestro Messina. Fa 1-2 Guadalupe, 62-49, ultimo possesso, la tela da campo a campo. Finisce così il terzo periodo, 6-2 Vis, 49. Nuova pallacanestro Messina prova a esaltarsi, la nuova pallacanestro Messina che è lontana del punteggio, ma ha subito un break clamorosissimo. Signori, è tornato ragazzi, uno dei centri più forti della storia del basket calabrese, Ciccio Brosio. Come stai? Tutto a posto? Salutiamo Ciccio Brosio, grandissimo Ciccio. 62-49. Ciccio Brosio, in tanti lo ricorderanno al basket Rosarno, alla Lazzarese, nelle giovanili del CAP. Adesso si ripartirà con il quarto periodo. Vedo Manzo prova a tirare a lucido i suoi per quest'ultima frazione. Ritorna in campo la Vis con Romeo Warwick. Svoboda Luz e Latella. Aspettiamo il ritorno in campo della formazione giallorossa. Dura un po' più del previsto il time out allungato di coach Pedomaggio in questo intervallo di terzo periodo. C'è un cambio nel frattempo per coach Ortensi, non rientra in campo Domenico Latella, l'assoluto MVP della sfida. Ritorna in campo Yusuf Hamza. Dall'altra parte Guadalupe, Pierleoni, Salvatico, Perriere e Nicolini. Si riparte, ultimo e decisivo periodo al Pallabotte Galleria Reggio Calabria. Warwick per Yusuf Hamza, consegnato per Luzza, ora per Svoboda, finta la tripla Svoboda, passaggio intelligentissimo per Warwick che va a canestro, i primi 2 punti del quarto sono tutti per la Vis. 6-4, 49, 15 punti di vantaggio. Corre ripari immediatamente Pedro Manzo, mandando sul cubo dei cambi Charlie Niang. Triplone, fortissimo airball per Pierleoni, palla persa dalla nuova pallacanestro Messina. Cambio, fuori Nicolini, dentro Charlie Niang. E si può ripartire. 6-4, 4-9, Luzza. Allora da Guadalupe, ora per Aria Svoboda, consegnato per Warwick, c'è un contatto, fallo probabilmente di Guadalupe su Luzza, sì, sarà rimessa per la Vis. 9 minuti e 9 secondi a giocare al termine del quarto e decisivo periodo. Alla rimessa Angelo Luzza. Warwick
cerca il pallone Yusuf, Warwick si gioca l'uno contro uno contro Perrier, scarico per Luzza da 3, non va, recupera Perrier, c'è il fallo, rimane a terra un giocatore della Nuova Palamense Messina, ovvero salvatico, speriamo non sia nulla di grave, botta alla caviglia anche per lui. Terzo fallo per Angelo Luzza. 8:57 da giocare. Si sta allacciando le scarpe salvatico. Non so se rimarrà in campo. Voglio asciugare il parquet comunque. Dice tutto ok, continuo. Salvatico. Si può ripartire con la rimessa a fondo campo per la Nuova Pallacanestro Messina, proprio salvatico alla battuta. Battuta adesso. 8:53 a giocare, a termine la sfida. Charlie Niang ci pensa ma non tira. Serve Guadalupi, blocco di Niang. Guadalupi. Fino a dentro Guadalupi, c'è un contatto. Passi di Guadalupi. No, palla contesa. Palla contesa e rimessa per la Nuova Pallacanestro Messina, chiedo scusa. Sarà rimessa ancora per la formazione giallorossa. Derby dello stretto al Palabotteghelle. Guadalupi da Catania alla battuta. Passaggio che riesce per Ferrier. Ora per Salvatico. Scarico difficile per Ferrier. Passi di Ferrier sull'arresto. 8:36 da giocare. Si ripartirà con la rimessa per il bianco Amaranto. Svoboda per Gaetano Romeo. Gaetano Romeo, serve Svoboda. Passaggio per Luzza da 2, realizza Angelo Luzza. Canestro importantissimo per lui. 66-49. Corrono i secondi, 8 e 14 adesso, c'è il backdoor, Pier Leoni, passaggio per Charlie Niang, deve trovare continuità nelle giocate della Nuova Pallacanestro Messina, che è lontanissima nel punteggio, Guadalupi per Niang, da 2 realizza, da 2 punti, 51esimo punto per la Nuova Pallacanestro Messina, 6-6-5-1, attacca Svoboda. Passa la palla a Romeo che mette ordine ai suoi. Romeo, blocco di Yusuf, ci mette una mano Perrier, palla in alto, la rimessa ancora per Lavis, 7:39 da giocare. La rimessa ancora una volta per Lavis, con Angelo Luzza alla battuta. Servito Yusuf Hamza, ora per Warwick. Pallo in attacco di Yusuf Hamza. La Nuova Pallacanestro Messina adesso con 15 punti a recuperare. Deve iniziare a non sbagliare più nulla. C'è un cambio, entra l'MVP assoluto del match. Domenico Latella, fuori Angelo Luzza. Anche per lui una buona partita. Si riparte con la rimessa per Messina. Guadalupi. Niang, consegnato per Guadalupe, ancora per Salvatico, all'imposter Perrier, Perrier in palleggio, Perrier prova il giro, tiro, sbaglia, prova a recuperare il rimbalzo, non ci riesce, la recupera Svoboda per Romeo, ancora per Warwick, ancora per Romeo, Romeo in palleggio, fino in fondo, layup, lo sbaglia, Yusuf si immola, la recupera, altri 14 secondi. Per andare al tiro, Svoboda. Svoboda, blocco di Yusuf. Svoboda, 3 secondi, deve tirare Ariel. Prova lo step back. Lo sbaglia. A rimbalzo c'è la nuova pallacanestro Messina. Salvatico, ne supera 2. Passaggio per Pier Leoni. Passaggio prevedibile. Ci mette una mano Svoboda, palla in out, la rimessa. Per la formazione giallo-rossa.
66 bis 51, nuova palla adesso Messina alla rimessa, salvatico Pierleoni fino in fondo, due tiri liberi, fallo subito da Pierleoni. 6 e 29 a giocare al termine della sfida. Saranno due tiri liberi per Federico Pierleoni. Sei minuti e 29 secondi a giocare. Segna il primo Pierleoni. 6-6-5-2. Vola sul cubo dei cambi l'esperto classe 1995 Francesco Lobasso. Ancora una volta per Leoni, fortissimo nervo, sta la rimessa per il bianco amaranto. 6-6-5-2, 14 punti da salvaguardare per la bis. Fuori James Warwick, dentro Francesco Lobasso. Gaetano Romeo contro Salvatico. Romeo passa la palla a Svoboda, la tiene in campo Svoboda, finta la tripla, ora per Romeo, ottima difesa, la nuova palla canestro Messina, la Tella, grandissimo intervento, tutto furbizia per Domenico La Tella. 6 minuti e 5 secondi a giocare, scorre inesorabile il cronometro, La Tella ancora lui, fallo in attacco di Yusuf. No, fallo di Gaetano Romeo, non di Yusuf. 6-6-5-2, quarto fallo per Gaetano Romeo. Si ripartirà con la rimessa in zona difensiva per la nuova pallacanestro Messina. Salvatico, passa la palla a Pierleoni. 5-56 da giocare. Sono 14 punti a recuperare per Messina. Charlie Niang, forse passi sull'arresto. Step back, non va, è corto. Rimbalzo di Perrier. Extra possesso Messina, passa la palla a Niang, Niang si gira, tira, è corto, prova a immolarsi con la Lupi, palla in out, si sgola Beto Manzo e si arrabbia veramente tantissimo, anche perché queste sono giocate di un'importanza vitale per la formazione peloritana. Gaetano Romeo, ora per Mimmo La Tella, Lobasso non la prende, serve Yusuf La Tella, ancora per Svoboda, Lobasso, arresto, scarico per La Tella, deve tirare lui, tira lui, 3 secondi, deve tirare Domenico, è cortissimo, la recupera Niang, apertura per Salvatico, chiama time out Le Ortensi, dalla prossima, Salvatico, Lobasso la sta per prendere, Niang per Salvatico da 3, non va, la recupera Gaetano Romeo, e gioca col cronometro, 4.53 da giocare. Svoboda, sul cubo dei cambi c'è lo Iacono, c'è il fallo di Guadalupi su Ariel Svoboda, pronto il cambio, dentro lo Iacono, fuori Guadalupi. 4.44 da giocare. Svoboda dalla battuta. Niang forse ha qualche problemino. Si deve accomodare in panchina Niang, una botta probabilmente alla gamba. 4.44 da giocare. Si riparte. Svoboda per Vega, Gaetano Romeo ci mette una mano, Salvatico. Palla in out. Chiama time out coach Ortensi, che vuole più tranquillità in questo finale di gara, anche perché 4 minuti e 43 sono veramente tanti nella pallacanestro, tutto può succedere per quanto riguarda questo girone. Alle 18 si giocava l'altra partita del raggruppamento, quella tra Castanè e Fortuno Messina. Sessantasei bis 52, nuova pallacanestro Messina.
solo la vista può perdere questa partita, sarebbe veramente un vero e proprio suicidio. Contro una nuova pallacanestro Messina che sinceramente non ha brillato, ha tirato con percentuali non troppo fulgide alla lunga, specialmente con Pier Leoni, che forse è stato l'unico continuo per certi versi. È indubbio che sostituire un giocatore così rappresentativo come Watley non è così facile. Ennis Watley, 6-6-5-2, 4:43 a giocare. Rimessa vis, Bobo dalla battuta per Gaetano Romeo, 14 punti di vantaggio. Romeo, blocco di Yusuf Hamza, Bobo da 4 secondi del girare, Bobo in faccia all'avversario, è cortissimo, la recupera la nuova pallacanestro Messina, 4:29 da giocare. Perrier, Perrier contro Yusuf, carico che diventa preda per un attimo delle mani veloci Domenico Latella. 4:17, la Vis si avvicina al terzo successo consecutivo in campionato all'interno di un raggruppamento che era iniziato molto male con 2 sconfitte al Fulmicotone, la prima in casa contro la Mastria dove a gara praticamente vinta 2 espulsioni hanno compromesso gli accadimenti finali, la seconda persa l'ultimo possesso in casa della Basket School Messina al Palamili, bomba che non va per nuova pallacanestro Messina, 6-6 5-2, scorre inesorabile il cronometro, bello il passaggio dalla tela per Romeo, ora per Svoboda, circolazione di palla alla grande, non si concretizza la bomba di area di Svoboda, ma bellissimo il movimento offensivo dei ragazzi di Leonardo Ortensi, lo Iacono passa la palla al compagno di squadra che è molto lontano da canestro, in questo caso Pier Leoni, che tira e segna, 66-54, c'è il fallo di Salvatico su Gaetano Romeo, insomma 12 punti non sono così tanti per la nuova pallacanestro Messina e 3 minuti e 33 non sono così pochi, è chiaro che bisogna iniziare a carburare tanto in casa nuova pallacanestro Messina. Alla rimessa c'è Domenico Latella, servito Gaetano Romeo, ora per Svoboda, Ariel Svoboda, 3:36 da giocare, Svoboda blocco Yusuf, carico per Domenico Latella, Latella in palleggio, tanti palleggi per lui, va a subire il fallo, 3:17 da giocare al termine della sfida, doppio cambio per coach Beto Manzo, dentro Guadalupe e Charlie Niang, le prova veramente tutte l'allenatore della nuova pallacanestro Messina. Rimessa vis, Latella, 12 secondi per andare al tiro, prova il giro, perde il pallone, dovrebbe essere palla recuperata per la nuova pallacanestro Messina, 3 minuti e 11 secondi, è lunga, è ancora lunga, vedremo cosa accadrà da qui alla fine. Salvati con il capitano contro Gaetano Romeo, questa la palla sull'esterno è Pier Leoni, Pier Leoni, passaggio per Ferrier, giro, tiro, realizza Ferrier, sta trovando maggiore continuità in questa fase finale la nuova pallacanestro Messina e sono 10 punti a recuperare. Ariel Svoboda continua a giocare col cronometro, la vis, Latella, certo un canestro in questo momento sbloccherebbe qualsiasi tentativo di nuova pallacanestro Messina di recuperare, mamma mia che brutta palla persa,
sull'asse Latella Yusuf, timeout chiamato Ale Ortensi. Non finisce qui, 10 punti da recuperare per la nuova pallacanestro Messina, e prova a galvanizzarsi. 6-6-5-6. C'è Beto Manzo che va a chiarirsi col tavolo degli ufficiali per capire quanti timeout ha ancora. Gara che sembrava in cassaforte per il bianco amaranto e invece no, anche perché Avis sbaglia in attacco e in difesa, scelte anche facili, non riesce ad amministrare, non riesce a tenere lontana la formazione giallorossa, e la gara comunque sia, 10 punti non sono pochi, e anche è vero che 2 minuti e 35 potrebbero risultare più che insidiosi. Prova a galvanizzarsi, come vedete nelle immagini, la nuova pallacanestro Messina. Ritorna in campo la Vis con Yusuf Hamza, Domenico Latella, Aria Svobo dallo basso e Gaetano Romeo. Risponde Beto Manzo, la nuova pallacanestro Messina, con Charlie Nianga alla battuta per Guadalupi. Insieme a loro Salvatico, Pierleoni e Ferrier. Per Leoni fino in fondo, scarico Niang da 3, non va, questa tripla potrà diventare importantissima per la nuova pallacanestro Messina. 2 minuti e 16, lo basso, 16 secondi per andare al tiro, 2 minuti e 8, chiama un altro timeout Beto Manzo. Gaetano Romeo tutto l'avversario, c'è il fallo di Niang, c'è uno scontro fortuito tra Ferriere e Gaetano Romeo, due si chiariscono immediatamente, rinuncia al time out Beto Manzo. 6-6-5-6, non cambia il punteggio, Gaetano Romeo vuole lunetta per due tiri liberi. Primo tentativo per Gaetano Romeo, lo realizza, tiro libero importantissimo, più 11, 6-7-5-6, secondo tentativo, fa 2 su 2 Gaetano, è fatta? Probabilmente sì, l'arbitro chiama qualcosa, vediamo, era time out chiamato da coach Beto Manzo. No, 6-8-5-6, dovrebbe essere più 12 punti di vantaggio per la Vis. Ultimissime battute, 1-56 da giocare al termine della partita. E questi liberi di Gaetano Romeo probabilmente vanno a chiudere i conti con la sfida. Vedremo se sarà così. Vi ricordo gli appuntamenti domani per i sostenitori dell'ADR, c'è la diretta consueta in casa della Basket School con telecronaca di Carmelo Minissale contro la capolista di questo campionato, la quotatissima Basket School di Vippo Sidoti e del Regino d'Occhio, Kevin Pandolfi. Noi trasmetteremo invece la gara di Serie D tra la Cistica Gioiese e il Pollino sempre alle ore 18. Poi insomma, martedì da Cercola, c'è Cercola contro il Basketball Lamezia, non so se ci sarà diretta, attendo notizie, alle 17.30 e poi alle 20.45 dal Boccioni ci collegheremo per Bottegelle Basket contro Basket Bagnara. Ultimissime battute in questa sfida, 68-56.
C'è l'arbitro che parlotta con Beto Manzo, non conosco qual è il motivo del contendere. So soltanto che stanno aggiornando il cronometro, a memoria è 1 minuto e 56, forse lo stanno portando al corretto orario, 1:56 appunto. Infatti penso che l'arbitro dovrebbe attendere che il cronometro venga sistemato. Forse è così. Ci siamo, mancano 2 minuti e 1, dicono dal tavolo, non 1:56. 68:56 più 12 per la vis contro la nuova pallacanestro Messina, attacca Pierleoni. Pierleoni serve Salvatico, l'esterno per Charlie Niangolo, la bomba non va, si combatte, la spunta, lo passo, apertura per Gaetano Romeo. È fatta, è praticamente fatta, a meno di clamorosi suicidi, è veramente fatta. Attacca Yusuf, passa la palla con l'alto basso, palla persa alla vis, 1 minuto e 23 alla fine, più 12 visto che gioca Calabria. Beto Manzo gioca fino alla fine, se la prende col suo giocatore Pierleoni, adesso proverà a innescare una sua magari striscia di triple per provare a riaprire clamorosamente il match. Vedremo se sarà così. Guadalupi scarico per Salvatico, linea di fondo, scarico ancora per Pierleoni, scarico ancora per Niang, lontano da canestro Niang, scarico per Salvatico da 3, troppo elaborata questa azione della nuova pallacanestro Messina. Ultimo giro di lancette. Si ferma Yusuf, problemi per Yusuf, speriamo non sia nulla di grave. Vola in campo per l'esordio in questa sfida Sebi Morabito. Si va a prendere l'abbraccio di presidente e operation manager Yusuf Hamzao, ovvero Gianni Balada e Luigi Di Bernardo. Speriamo non sia nulla di grave per Yusuf. Ultimi 58 secondi. Svoboda, blocco di Morabito, Svoboda, la tela da 3, non va, scadono i 24, nel frattempo combattevano Morabito e Pierleoni, serve il ghiaccio per Yusuf Hamza nel frattempo. Asciugare il parquet, la gara si allunga, ultimi 33 secondi a giocare. Saranno tiri liberi per Domenico Latella. Procede per asciugare il parquet del Botteghel, arriva anche il ghiaccio per Yusuf Hamza grazie all'apporto di Ciccio Falliti. Ultimi 35 secondi a giocare in lunetta per sistemare delle statistiche stellari Domenico Latella. Ce n'è il primo, 69-56, in lunetta ancora una volta Domenico Latella. Realizza, sono tre i tiri liberi per Domenico Latella, 70-56. Determinante in questa sfida il break di terzo quarto di Domenico Latella quando ha deciso di insaccare una tripla dopo l'altra. In questo caso tre tiri liberi su tre, c'è la standing ovation per Domenico Latella, MVP di questa sfida a mani bassissime.
prestazione da incorniciare per lui. Ultimi 35 secondi, 71 a 56. Ancora un time out chiamato dalla nuova palla adesso Messina, si allunga nei tempi di questa sfida all'interno di questo sabato sera. E dunque la Visi, Bianco Amaranto entrano in striscia effettiva di vittorie consecutive, tre vittorie in sequenza. Non sarà sicuramente la vetta della classifica, ma andando a sommare anche le due sconfitte al Pulmicotone, i Bianco Amaranto stanno dimostrando di poter stare nei piani altissimi di questo campionato. Ovviamente vi aspetto su Reggio Canestro per lo speciale interviste alla Gallery firmata da Antonello Diano. Ritorna in campo la nuova Pallacanestro Messina, non lascia niente al caso il coach Bedomanzo. Ritorna in campo con Pier Leoni, Perriel Salvatico, Charlie Niang e Guadalupi. Ultime battute, ultimi 35 secondi, si gioca anche per una eventuale differenza canestro negli scontri diretti. Pier Leoni non la prende, la prende Ferrier da tre, è lungo, lunghissimo. Morabito non si lascia scappare e serve Svoboda. 28 secondi, ora per Gaetano Romeo. Ultime battute di questa sfida, Gaetano Romeo la addormenta? Probabilmente sì. 10 secondi per andare al tiro, sono 6 secondi di discrepanza. Romeo va dentro, tiro stoppato da Ferrier. La recupera una palla su Messina, c'è anche il fallo di Morabito. 6 secondi per andare al tiro. Leo Ortensi si va a prendere l'abbraccio, va a prendere il 5 dei suoi. Vittoria importantissima per lui. Tira Salvatico. Se ne è primo, 71-57. Ultimi 6 secondi, segna anche il secondo Salvatico, 71-58. Non lo so, forse bisogna rivedere la rimessa, non lo so. Finisce così, si abbracciano le due squadre, clima di fair play al Palabotteghelle, vince la Vis, tris di vittoria. Si ferma ancora la nuova Pallacanestro Messina, MVP il numero 21 Domenico Latella, gara sontuosa per lui dall'altra parte, quindi integrare bene i meccanismi Charlie Niang, c'è tanto lavoro da fare per coach Beto Manzo con una Vis che nel terzo quarto ha messo le cose a posto. Con le dirette di Reggio Canestro vi aspetto domani per la gara tra Cestistica Gioiese e Pollino, in diretta dal Palamangione di Gioia Tauro. Adesso ovviamente abbracci, si vanno a raccogliere i giocatori, c'è Beto Manzo che abbraccia il suo ex giocatore Yusuf Hamza, urlo dell'Avis che prova a caricarsi a molla, urlo anche della nuova Pallacanestro Messina. Domani mattina più o meno verso le 8.30 circa interviste post gara su Reggio Canestro da Giovanni Mafrice, veramente tutto, una buona serata e alla prossima.